ci ritroviamo con il coach Fabrizio Turno per non parlare di pallacanestro, per parlare di emozioni, anche perché io vorrei ricordare Nico Bianco innanzitutto. Ma penso che hai scelto la persona più indicata in una serata di questa, perché poi è bello vedere le immagini, è bello ricordare dei momenti che rappresentano tutto quello che è successo in questi 15 anni, ma in questi 15 anni di pallacanestro ci sono state tante figure importanti, una di queste è sicuramente Nico, che purtroppo non c'è più, che è stato oltre a un grandissimo, grandissimo professionista, un grandissimo amico col quale io trascorrevo tantissimo del mio tempo anche fuori dal campo di pallacanestro. Penso che sia realmente, realmente la persona che manca di più alla pallacanestro, e quindi anche se fisicamente non era presente stasera in questo grande galà, sicuramente con lo spirito era sopra di noi a guardarci sorridendo, ricordando insomma tutto quello che di buono ha fatto per noi. Abbiamo trasmesso emozioni anche in diretta durante la proiezione dei vari filmati preparati proprio per l'occasione. Era collegato anche Angelo Spadaro, che saluta un po' tutti, lui che insomma ne ha fatte tante di queste telecronache relative alle partite della pallacanestro di Lanzaro, e vi posso svelare un aneddoto: la prima volta che ho visto la bomba di Andrea Pellicanò in quella famosissima partita non era in diretta, non era dal vivo, l'ho vista a casa di Fabrizio, e devo dire che ha regalato emozioni all'epoca, e rivederla dopo quasi 10 anni è tutto bellissimo. Tutto bellissimo, perché penso che da là è iniziato tutto, da quel gruppo, da quell'entusiasmo, da quella migrazione di giocatori reggini che a Catanzaro hanno portato, hanno dato un grosso apporto. Ricordo anche, oltre ai vari Falcomatà, Favano e Pellicanò, Giulio Eroe, Davide Praticò, l'Abate, il papà di Fabio Falcomatà, Roberto Zumbo, tutti i giocatori che hanno lasciato un segno a Catanzaro. Quindi veramente è bello rivivere quei momenti. Voltiamo pagina, Salvatore Procopio in diretta su Touring 104 all'interno del format Campanaro Summer ha affermato: il gruppo 99-2000 e 2001, a mio avviso, a suo avviso, è migliore del gruppo 92-93. Questa è una bella spada di Damocle che si va a porgere sulla schiena del lavoratore Fabrizio Turno, perché ora sono fatti tuoi. Certo, tanto poi alla fine sia i 92-93 li abbiamo portati in squadra, in prima squadra, ora anche questo mini gruppo di ragazzi, l'obiettivo è quello di portarli nel più breve tempo possibile in prima squadra. Salvatore, diciamo, è un positivo per natura, però è una persona che capisce, diciamo, vede e capisce la pallacanestro. Io mi auguro che poi i ragazzi che lui ha citato riusciranno a trasferire nel campo quella passione e quell'impegno necessario poi per fare il salto in prima squadra.